Mario Brenta, detto tutto, professione non reporter ma regista e docente di cinema. João Botelho. Sono João Botelho, Chefe de filmes sono e dança. un regista e quindi faccio film e ballo. Mi chiamo Valentina Carnelutti. È un film su un film di un regista su un regista, molto importante per me, Olmi. Abbiamo spesso lavorato assieme, soprattutto nell'ambito della didattica, e questo è un film, diciamo, di riflessione. E oggi sono qui per mostrare un film su Manuel Oliveira, che per me è stato come un padre, è stato senz'altro un amico, anche se più grande di me, è stato un professore. E questo film è un po' un'analisi di quello che ho imparato, di quello che ho amato nel suo film, di quello che mi ha insegnato, ma è una vera e propria anche lettera d'amore. E il film, che è un documentario, si conclude con un piccolo film invece di finzione. È una storia che aveva scritto Oliveira, ma che non ha mai realizzato, e quindi l'ho diretta io, e il punto di vista non è il suo a questo punto, ma è il mio. Il mio cortometraggio Requiem con la C è nato da un racconto che avevo scritto più di 15 anni fa e che mi continuava a navigare nella testa per immagini, e quindi a un certo punto ho sentito la necessità di farlo diventare una sceneggiatura. Ci ho lavorato per anni, ogni tanto me lo dimenticavo, poi risaltava fuori nei traslochi e a un certo punto mi sembrava che fosse pronto per diventare veramente un film. Devo dire, ho visto delle cose molto interessanti e una cosa che mi ha particolarmente colpito è che le cose più interessanti vengono da dei giovani veri, cioè non dei giovani vecchi, dei giovani che portano qualcosa di nuovo, cioè di nuovo vuol dire portare se stessi, la propria esperienza nel mondo in maniera libera. Ecco, questo penso che sia il cinema nuovo, che è il cinema più antico, perché il linguaggio cinematografico è il linguaggio più antico che esista, è il linguaggio primitivo dell'uomo. Poi la tecnologia è venuta dopo, quindi la comunicazione verso l'esterno ha cento e qualche anno, però quella che avevamo dentro di noi e continuiamo a avere si forma secondo un linguaggio cinematografico. Oggi fare cinema in Aujourd'hui, teoria cinéma, è molto c'est très semplice, facile. basta avere un On peut faire un iPhone e si film può avec tranquillamente iPhone, fare qualcosa al volo, ma in mais realtà c'est è très più difficile. difficile C'est che plus mai. difficile que Se si jamais. vede un film di Parce Rossellini, improvvisamente qu'on si a ha la mémoire, paura par exemple, si on perché voit un film de filmare a quel Rossellini, livello on a certo peur de non è a filmer. quel punto una cosa Parce que le film est semplice. très bien. Quello che Donc vediamo aujourd'hui, oggi le è un vero e cinéma, proprio il y a un trionfo della trionfo storia, mentre per de me il l'histoire. cinema non ha a che Le fare né cinéma, con pour il moi, cosa ce né n'est con jamais il quando, l'histoire. ma con C'est il ni qui, come. ni quand. E C'est quindi, comment un per film. esempio, la stessa La storia même raccontata histoire da voi dans votre cinque monde, cinq avrà mondes, un cinq risultato personnes diverso, différentes, perché sont è quel cinq films come di différents. ciascuno che Et fa la aujourd'hui, il y a une tendance differenza. énorme de Però, faire come toujours le diceva même anche film. Mario prima, anch'io Mais, sono comme ottimista dit perché vedo che ci sono Mario, molti giovani che ancora je suis pensano il optimiste. cinema Il y a e de jeunes pensano gens che il qui cinema pensent sia encore le duro, cinéma. che non sia per Pensent niente encore que le cinéma, facile, che c'est sia une chose meravigliosa, dure, che sia affascinante, ma anche difficile, che devono fare merveilleuse, attenzione fascinante. perché quando Et fanno delle que il riprese faut faire hanno allo stesso attention tempo una grande à quand on prend une responsabilità caméra, e hanno in mano qualcosa c'est très che dangereux potrebbe essere et anche très responsable. pericoloso. Sono qua in veste di giurata degli 8 film molto interessanti e molto diversi tra loro e molto coraggiosi. Non darò un consiglio pratico, anzi un consiglio scomodo, ma cercate di essere voi stessi fino in fondo e di aprirvi al mondo. Non rinunciate a voi stessi, vogliatevi bene. Le même conseil qu'Hitchcock a donné aux élèves. Ne vous laissez jamais arrêter. Lo stesso consiglio che Hitchcock ha dato ai suoi studenti, cioè non lasciatemi, Non va in prison. non lasciatevi mai arrestare, far arrestare. Double sens. Oui, c'est pas ça.
essere veramente onesta e franca più che posso con me stessa. Smettere di barare è molto utile anche nella vita.